Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mina Inside. Oggi ragazzi parleremo di Julian Alvarez, che è entrato già a gennaio, veramente se ne era stato già nominato a gennaio, ma negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è aumentata la frequenza del suo nome. Giocatore entrato nelle mire della dirigenza rossonera e del quale parleremo tra poco. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente di mettere un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, Julian Alvarez, classe 2000, nato il 31 gennaio, nazionalità argentina, giocatore del River Plate. È un calciatore che, allora, è sempre nato, cresciuto e pasciuto nel River Plate, a parte qualche un periodo passato al Real Madrid quando aveva più o meno 15-16 anni, insomma una parentesi abbastanza breve per poi ritornare a River Plate, squadra attuale detentrice del suo cartellino che secondo Transfermarkt ha un valore di circa 20 milioni, giocatore in scadenza dicembre 2022. Ed è un calciatore allora, in generale ha accumulato con il River Plate, partendo dall'anno del suo esordio, 2018, ha accumulato 86 presenze con 26 gol e 21 assist. L'esplosione definitiva sta avvenendo quest'anno, la sta avendo quest'anno, dove finora ha accumulato in campionato, me le sono segnate, non si fa nulla a caso. Allora, lui in campionato ha fatto 13 presenze e 13 presenze e 10 gol, mentre in Libertadores 10 presenze e 2 principalmente lui è un giocato una seconda punta che però sa destreggiarsi sia vicino che lontano dalla porta. Potrebbe essere una prima punta un po' atipica, oppure se dovesse essere collocato nel modulo attuale del Milan, lui potrebbe tranquillamente ricoprire o la fascia di destra, trequartista di destra, o all'occasione, come ho detto poco fa, un falso 9, ecco. Alto 1,70, questo fa anche capire perché spesso agisce un po' più lontano. Ad oggi le maggiori presenze le ha collezionate da ala destra, precisamente 42 presenze ufficiali dalla destra, dove ha fatto 8 gol e 6 assist, e seconda posizione in cui è stato usato maggiormente, punta centrale, 39 presenze con 15 gol e 9 assist. I numeri non sono banali, parliamo di un giocatore che fa della duttilità il suo pregio migliore. Tecnico e rapido, con un destro molto educato, un piede che gli permette di calciare in maniera importante sia da lontano sia ai calci piazzati, ed è un calciatore che fino a qualche tempo fa, ripeto, lui era stato nominato per la prima volta a gennaio e a gennaio non aveva combinato granché. Ecco perché
presumibilmente era stato lasciato, non era stato trattato, ecco, mettiamola così. Poi durante l'estate se ne era riparlato, però poi sono arrivati Giroud e Pellegrini. Considerato il contratto in scadenza a dicembre 2022, questo gennaio il Milan potrebbe farci un pensierino. La concorrenza è agguerrita perché il ragazzo sta esplodendo in maniera importante e d'altronde ha fatto parte dell'Argentina durante l'ultima spedizione in Coppa America vinta proprio dall'Albiceleste in compagnia di Messi. È un ragazzo, è un calciatore che soprattutto come ala destra attualmente a Milan manca un po' perché Selmakers, come ha detto lui di chiamarsi, un po' perché Selmakers è buono, corre, si sacrifica e tutto, però quando poi si tratta di segnare o di fare assist pecca ancora un po'. Anche perché finora Messias non è stato irreperibile, è stato irreperibile finora Messias, purtroppo nemmeno giudicabile. Quindi attualmente verrebbe collocato lì con, ripeto, con una concorrenza che però è agguerrita, ciò a testimonianza del fatto che il ragazzo è interessante. E poi uscirebbe da una scuola, quella del River Plate, che insomma, ragazzi, è a livello mondiale tra le giovanili più prolifiche. Personalmente l'ho visto giocare un paio di volte e vi dico che non voglio fare quello, potenzialmente, no, diciamo le cose come stanno. In una partita non mi era sembrato niente di che, nell'altra aveva fatto vedere buone cose e in entrambe le partite però aveva giocato da punta centrale. La prima partita avevo detto, bah, chissà, effettivamente magari si disimpegna meglio più dietro. Mentre dicevo, Michi, questa taglia e ricollegati qua, l'ho visto giocare, allora, l'ho visto giocare due volte, in entrambe le volte da punta centrale. La prima volta non mi aveva impressionato, mentre la seconda aveva fatto vedere già qualcosa di buono, ma parliamo di inverno scorso. Lui è esploso quest'anno, quest'anno ancora non ho avuto modo di rivederlo. Milan, sui giovani finora ha sbagliato poche volte. Anche lo stesso Aube che è stato acquistato e rivenduto, però il Milan ci ha fatto la plusvalenza. Possibile che lui poi in futuro diventi chissà chi. Ma le qualità c'erano e Milan di fatto l'aveva acquistato, lui poi è stato ceduto per altre questioni che non sono quelle tecniche e diciamo, di qualità da calciatore per altri motivi. Io al momento sì. Promuovo l'acquisto, dipende sempre dalle cifre, perché Transfermarkt, ripeto, ne fa una valutazione di 20 milioni. Contratto in scadenza dicembre 22, quindi tra un anno quasi, poco più. Dipende dalla cifra d'acquisto, però considerato che lui si sa esprimere molto bene lì come trequartista di destra, potrebbe essere un bell'acquisto. Al momento lo promuovo, poi vedremo se si tramuterà, se si concretizzerà questa trattativa. Io vi ringrazio ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi. È sempre questo gioco di parole.
Vi consiglio di rimanere online per i prossimi appuntamenti di Milan Inside. A breve faremo qualche diretta con ospiti, con Steve, che fa, per intenderci, che fa le reaction con Brogna a breve. E poi ci sono anche altre chicche che rimanete online. Io vi ringrazio ragazzi, ricordatevi mi piace, iscrizione, campanellina, alla prossima. Ciao ragazzi, sempre forza.